Il punto di primo intervento a Pagani per il momento non sarebbe a rischio. Dovrebbero arrivare nuovi medici per rinforzare il personale del presidio. L'azienda sanitaria attingerà dai giovani dottori che hanno prestato servizio durante l'emergenza Covid e che potranno mettere a disposizione la propria esperienza per la gestione dei codici a bassa complessità. Arrivano le rassicurazioni del direttore del DEA dell'Agro, Maurizio D'Ambrosio, che interviene così sul dibattito creatosi nella città di Pagani per la paventata chiusura del punto di primo intervento a causa della carenza di personale. Sono infatti 4 i medici attualmente in servizio al presidio, di cui uno prossimo alla pensione. Il direttore sanitario evidenzia comunque la necessità di riorganizzare le strutture, visto che l'ospedale Andrea Tortora ha da tempo iniziato il suo percorso come struttura specialistica. I discorsi punti di primo intervento non dovrebbero stare in quegli ospedali che sono deputati ad attività diverse, di elezione ad altamente specialistiche, quale appunto l'ospedale di Pagani, dove abbiamo fatto una scelta negli ultimi 10-12 anni per la realizzazione di un polo onco-ematologico, quindi si dovrebbe pensare anche a una differenziazione delle prestazioni. Cioè non c'è più possibilità di tenere l'uno e l'altro, non significa che non ci deve essere, non possono stare, non possono convivere assieme, perché la prestazione è diversa. Abbiamo al momento solamente 4 medici, di cui uno andrà in pensione credo ad agosto, sta facendo le ferie che ha maturato e quindi credo che per tutto il periodo di prepensionamento non ho più la possibilità di utilizzarlo. Saranno solamente 3, sono tutti non più tanto giovani, una media intorno ai 65 anni, pur hanno degli acciacchi. Si dovrà provvedere alla sostituzione, però proprio per la tipologia, come dicevo prima, di questi medici, ovviamente noi cerchiamo prima di potenziare i medici del pronto soccorso, cioè vale a dire quelli là che hanno proprio quella qualifica, ruolo e specializzazione specifica. Mentre al momento l'azienda ha recuperato con atti deliberativi tutti quei medici giovani che hanno lavorato nell'ambito del periodo Covid, centri vaccinali, per tutte le attività di supporto, che hanno dato veramente una grossa mano, ha fatto una delibera e credo che per quanto riguarda uno per il territorio, uno per gli ospedali, cercheremo di coinvolgere questi medici giovani con un'integrazione appunto nei punti di primo intervento. Personalmente ho fatto una richiesta di circa dai 3 ai 4 medici per il punto di primo intervento di Pagani, 3 o 4 per Scafati e la stessa cosa per il pronto soccorso di Nocera, solamente per la gestione dei codici bianchi, e così come per il punto di primo intervento di Pagani e quello di Scafati per la gestione dei codici bianchi e i codici minori che dovessero ovviamente affluire in queste strutture.